E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questa nuova parte del mio Let's Play Pokémon Diamante Lucente. Io come sempre sono il vostro carissimo Andrea. Ho cominciato a registrare questa parte 2 secondi dopo la precedente perché, vi faccio vedere, tempo che vi dico, stop il video perché devo capire come arrivare a prendere quella scala roccia. Alla fine che succede? Chiudo il video e magicamente trovo il modo. Poi magari riscendendo da questa montagna ve lo faccio vedere perché è un metodo molto 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 arzigogolato. O caso mai dovessi aver bisogno di, come si dice, di tornare indietro per curarmi, non credo. Non credo perché se non sbaglio mi curavano i Pokémon a un certo punto qua. Comunque, adesso dobbiamo andare alla vetta del Monte Corona a sfondare il Tingalassia. Quindi io direi, attenzione ai salti, ragazzi, attenzione veramente ai salti che sono un dito nell'ano in questo gioco. Cioè, in realtà è fattibile passare lì dove c'era quel salto, solo che devi stare devi essere mega, 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 mega preciso, mega preciso. Poi vi faccio vedere com'è che si fa. Allora, ma sì, sti cavoli su Inferno. Che cane. Distruggere completamente chiunque si interessa. Ah, cioè, come siete estremi. Molto bene. Intanto sto monitorando che il video non venga laggoso, o perlomeno troppo laggoso. Tecnicamente il mio PC non dovrebbe essere in grado di registrare gameplay di un gioco così pesante graficamente, anche se sto usando la scheda d'acquisizione e non il PC in sé. Allora, in ogni caso, ha mandato Beautiful, ci ha detto bene, quindi abbiamo fatto bene a partire con Infernape. Bella, molto bene. Via dalle balle. In questo video, ragazzi, ce ne sarà di roba, ce ne sarà veramente di roba. Ok, abbiamo buttato giù questa regola, da adesso dobbiamo andare verso su, che poi a un certo punto arriveremo alle zone più alte del Monte Corona e ci sarà la neve, fottutissima neve, ed è bellissimo il Monte Corona con la neve. Buttiamoli giù tutti questi qui. Ah, Bronzor! Molto bene. Adesso non c'è pioggia danza come nello scontro che ho fatto prima, quindi tecnicamente, contro il capo del... Ok, gli ho levato un po' di più. Non l'ho ammazzato, speravo di ammazzarlo, ammetto, però vabbè. Un altro da poco, inferno. Via. Ovviamente ti illudevi di potermi fottere in questo modo. Molto bene. Andiamo. Abbiamo buttato giù pure questo, ma ce ne saranno, ragazzi. Adesso ce ne saranno. Col senno di poi posso dire che anche se in realtà superare quel salto era più facile del previsto, ho fatto bene a stoppare il video e cominciare. Quanto è bella la hosta del Monte Corona qui. Questa è anche una delle mie host dei giochi di Sinnoh preferite, perché veramente le host ambientate nelle zone nevose di Sinnoh per me sono di un'epicità allucinante. Tant'è che poi la host del Monte Corona nevoso, della zona nevosa del Monte Corona, io l'ho usata anche quando ho fatto il mio video dove facevo vedere la mia città di Animal Crossing dopo praticamente 500 giorni di gioco. Quindi immaginatevi quanto ha impattato per me questa host al tempo su Nintendo DS. Ok, questo qua usa il Dustox. Usa il Dustox. Allora, mettiamo giusto Dustox. Ok.
No, comunque, raga, ammetto che non so quante visualizzazioni potrebbe fare la mia intera serie su YouTube, perché video così lunghi non se li guarda veramente nessuno, specialmente con la qualità che porto io, perché io uso una cacchio di scheda a posizione, una cacchio di webcam, sì, non sono di livello infimo, ma comunque non mi metto neanche là a fare tutta sta grafica per fare i video, quindi non so quanto, però mi sto divertendo un casino, a me non me ne frega un figo se così questa serie non ci avrà mai visto, io mi sto divertendo veramente un casino, specialmente senza dover fare tagli e altre rotture a portare sta serie anche integrale su YouTube. Ruota a fuoco su destra, cioè, adesso stanno usando solo coleotteri. Ammetto che sono contento quando è il primo Pokémon che mandano in campo, un Pokémon forte contro il mio primo Pokémon in campo. Però poi ovviamente se come secondo o terzo Pokémon usi qualcosa di diverso, ecco, tipo Golbat è già diverso da un Dustox o da un Beautifly, quel che cavolo è. No, c'è di nuovo l'abilità infame che gli blocca la diminuzione delle statistiche. Quindi la cosa bella è che lui comunque le statistiche le può anche aumentare volendo. Non è che si limita, le statistiche sue rimangono immutabili a prescindere. No, non gliele vuoi proprio abbassare. Cioè se lui cominciava a spamma danza spada e trova il modo di usare danza spada, perché non mi ricordo manco se Golbat la pompa la guamos in realtà. Però se volendo uno trovasse il modo di insegnare danza spada per massimizzargli l'attacco, poi lui di fatto, a meno che non trovi il modo di farlo switchare con boato, turbine, queste mosse qua, stai nella merda fottuta. Allora, già sta anche onesto. Vediamo un pochino. Allora, userà sicuramente scoppio se adesso lo ammazzo uno da poco, ma braciere come mossa fa ridere, quindi ottimo. Brutto colpo, molto bene. Vabbè, non importa, sta anche tolto di mezzo, tanto le pozioni max ce l'abbiamo, quindi scialo. Oh, Golbat, di nuovo l'Axray. Vedi che poi dopo un po' sono sempre gli stessi, perché ovviamente ogni team cattivo, anche nei giochi vecchi, era specializzato in un tipo differente. Per esempio c'erano il team Magma e il team Hydro su Pokémon Rubino e Zaffiro, che erano specializzati uno in tutti e due in Pokémon Buio, però poi uno in Pokémon Fuoco, giustamente l'altro in Pokémon Acqua. Mentre il team Rocket di prima e seconda genere era specializzato in Pokémon Veleno. Ovviamente non è che usavano i personaggi generali che ci stanno su ArtGold e su Silver, che a me era piaciuto molto come li avevano caratterizzati nei remake, perché nella seconda genere si somigliavano tutti, invece nei remake c'hanno ognuno un'identità propria, e c'è Maxus che mi faceva sbellica dalle risate veramente. Allora, anche poi con... forse il team Plasma è stato il primo team non veramente super speciale. Cioè, usavano tanto Purloin e l'iPard, però non ricordo gli altri. Forse me... non mi ricordo. Non mi ricordo mai. Aspetta, se non sbaglio devo andare per di qui. Un po'. Se non ricordo male. Ok. Vediamo. Mamma mia, quanto è bella la host. Che vita di merda. Vabbè, dai, raga. Lo sapevamo che ci... No, raga, ho fatto solo che bene, guarda. Sto mettendo 9 minuti solo per arrivare alla cima della montagna. Ma come cazzo si fa? Allora, ma se invece di usare ruota a fuoco che non lo ammazza, provo a usare che è meno potente, però è attacco speciale. Fammi vedere quanto gli elevamo. Mamma mia, sciottone! O forse no, c'ha vigore, mi sa.
non è vero, non regge. Ok, abbiamo capito che la difesa speciale di Bronzer fa cagare, quindi contro di lui saremo bravi. Blame Meow, no, si tiene in bene, assolutamente. Chi è? Molto bene. Dai. Queste lotte contro le reclute del team Cazzone Galassia saranno una pura formalità. E un modo per far salire di livello anche Bibarel, visto che è quello che ci abbiamo a livello più basso. Mi piace di solito, te la sei cercata. Un altro Bronzor, ma che tristezza, raga. Due reclute di fila, iniziate tutte e due con Bronzor. Ma variate un po', mettivi Golbat, vedete, certo, in Galassia ne usano poco, non differenti comunque. Che cane. Allora, Infernape, un'altra volta a bracciare, vediamo un po' se... Ok, non muore comunque. Quindi forse è la prima volta, ma sono tutto bene. Però comunque, cioè, a quanto ho capito... Ah, era pure brutto colpo, quindi... Forse prima mi ha solo detto culo, allora. Vabbè, rivince è buio, capirai. Cioè. Ciaone. Allora, un altro bravere, dai. Via. Ero sicuro, avevo capito che procede. Facesse più male nonostante la potenza base più bassa, perché Bronzor poteva avere magari una difesa speciale più bassa, ma questo qua non sono manco riuscito a ammazzarlo nonostante avessi pure grittato, quindi forse prima mi ha detto solo culo. Ma è una gioia queste medagliette di acciaio, veramente un po' tipo Klefkin sesta gen, Pokémon con design abbastanza discutibile, che poi però quando vanno in lotta, che tristezza, però che gran tristezza. Però almeno Golbat è un po' diverso dal solito Bronzor, che sono due volte che straccio. Allora, l'X-Ray, andiamo di Scintilla. Tiè, beccate questa. Ma vieni. Ok. Ci dovrei essere quasi. Aspetta, c'era un altro. Sì. Ma sì, dai. Quest'unico pensiero felice. Forse nei tuoi sogni. Ma comunque è bellissimo come hanno rifatto anche le pose, perché ovviamente le reclute femmina anche nell'originale avevano le stesse pose che ci sono qui. Boom. Fedeli a livelli maniacali verso il materiale di partenza. Ilka. Allora. Massimo, un bel ruota proprio, dai. Non dipendiamo sempre da latte per buttare giù Golbat, porco cane. Cazzo. Che vita di... Ok. Per un attimo ho pensato che avrebbe potuto essere fuori cose, invece ho dato sgomento che c'ha una potenza base, mi sembra di 30. Ok. Comunque buttato giù senza bisogno di dover scomodare l'acqua. Molto bene, vediamo un po' questa signorina cos'altro ha in serbo. Un altro Bronzo, mamma mia. Dunque, un altro braciere, dai. Mamma mia, che cecchinata, mamma mia. Che sciottata, perché devo sempre dire cecchinata se so che in realtà il termine più proprio per questo contesto è sciottata. Che cazzo. Grey Meow. Sfondiamolo. Tiè. Mamma mia. Molto bene. La tua generosità, sono commosso. Ok, siamo arrivati. Pensavo che ce ne fosse un altro.
Ah, mamma, quanto è bella la vetta lancia su sti remake. Allora, dunque, molto bene. Dai, le lotte con le reclute si stanno a rivelare di una facilità disarmante comunque. Ora con le, con i comandanti del Team Galassia ci sarà veramente da piangere. Luxray, attacco, inverti, volte su stanchi, così forse neanche può... Guarda che pezzo di merda. Guarda che pezzo di merda. Non me l'aspettavo mai. Non me l'aspettavo mai una cosa così bastarda. Non me l'aspettavo mai. Ammetto che mi hai colto di sorpresa. Ammetto. Oh. E andiamo. Ottimo, va, così non mi può neanche colpire con scoppio sto pezzente. Molto bene. Andiamo Staraptor. Adesso. Ok, Gleimiao. Pura formalità. Allora, io direi Infernape usa un bel cresci pugno su Gleimiao e Staraptor va via rossalto su Dustox, perché ovviamente è tipo coleottero, quindi se lo mangia a colazione Dustox. Molto bene. Vediamo un po'. Molto bene, dai, ce li stiamo pappando per bene. Molto per bene. Dovrebbero averne un altro, se ho visto bene. O forse mi sono confuso con un'altra coppia de... Però sì, c'erano un altro. Capirai Croc anche. Com'era. Mamma mia. Allora, Infernape. Facciamo un bel attacco braciere su Krogan, mentre Staraptor fa di Aerosol e vissero tutti felici e contenti, direi. Tiè. Ah, non è stato neanche necessario l'aerosalto. Ops. Che peccato. Sarebbe stato molto appagante ammazzarlo con aerosalto. Ah, oh, sono desolato. Da una squadra di nullità, questa squadra di nullità ha 7 medaglie della regione di Sinnoh. Pippa! Quanto rosicano, quanto rosicate, pippe! Tanto ci pensano i nostri capi a polverizzarti. Ecco. Pezzente. Se non sbaglio, il girato diceva padrone del tempo, non... cioè, signore del tempo, non padrone del tempo. Mamma mia, com'è stata resa bene sta cutscene. Porca vacca, di alga a 1080p è qualcosa di allucinante. È vero, adesso giustamente sta cominciando a modificare il flusso del tempo. Adesso si vedrà tutta Sinnoh che viene investita dal potere distruttivo di Dialga. Alterazione del tempo, non dello spazio. Mamma mia, vabbè. Alterazione dello spazio era su Perla, se non sbaglio. O forse mi ricordo male io. Forse mi ricordo male io, raga, non me posso ricordare tutte. Però se non sbaglio diceva del tempo, no? In giro dei diamanti. Vabbè. A me di lui piaceva molto la forma oscura che c'era su Mystery Dungeon. Tra l'altro molto difficile da affrontare di alga oscura sul posto di Mystery Dungeon. Tipico discorso da... Delirio d'onnipotenza alla Light Yagami. Se non lo conoscete vuol dire che non avete mai visto Death. E ve lo consiglio. Nonostante io la serie anime non l'abbia divorata particolarmente
Ah sì, sta quasi a metà dei... Cacchio, devi vedere se c'ho altre... No. Solo 21 pozioni max. Ma sì, dai. Ma sì. Ok, io direi che intanto salvo. Giusto per star sicuro che non mi crasha il gioco adesso. Perché rosico se mi crasha il gioco adesso mi tocca rifare tutto fino a qua. Almeno lei lo ammette di avere a che fare con una persona forte. Martes dice sempre: mi hai fatto fare. Non è colpa mia se sei scarsa. Grande Bear. Lo sapevo che veniva. Adesso ci divertiamo. Io e Barry contro Joey e Martes. Adesso sì, questa qua me la ricordavo pure nell'originale, succedeva che giocavamo in coppia con Barry per distruggere queste miserabili. Ok, lui c'ha Munchlax che poi diventerà un bastardissimo Snorlax, ragazzi, ricordatevelo questo Munchlax di Barry. Allora, io direi intanto un bel attacco bracere sul Bronzor di Luovia. Maledizione, non gliel'ho levato. Cacchio! Maledizione veramente. Ah, non me l'aspettavo. Riflesso aumenta la resistenza agli attacchi fisici. Ecco, pure. Porca pupazza ladra. Ok. Ottimo, bravo Munch. Non me lo ricordavo ci avesse morso. Dai, 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 ce la possiamo fare. Attacco ruota a fuoco sull'altro Bronzor. Dai, dovremmo ammazzare. Ce la dovremmo fare per l'amor del cielo. Che cavolo. Mo' vabbè che avete usato sia schermo luce che riflesso, ma quanto cacchio vuoi che sia oltre una certa la difesa con quella mossa? Che cavolo. Solo che adesso, mo', non ce l'ho breccia per distruggere nessuno dei due. Porca miseria. Ecco, Golbat. Golbat è Strunz. Allora, intanto buttiamo giù sto Bronzor. Intanto. Ciao. Ci ho pensato io, beh. Bisogna concentrarsi su sto pipistrello di merda. Grande effetto. Dunque, poi in realtà l'evoluzione del Golbat. Ma tutt'altro vuol dire Golbat è carino. Però visto che state in classe sei un po' carino. Allora. Ma bellissimo che si vede la mano di Barry che dà indicazioni a Munchlax. Boia, che figata. Allora. Ok, Purugli. Io direi un bel attacco zuffa giusto per fare in fretta. Vediamo un po'. Sì che lo fotte! E sì che lo fotte! E sì che lo fotte male! E sì che lo fotte male! Mamma mia, che bello! Che bello, porca vacca! C'è niente di più bello che buttare giù il Pokémon più forte di uno dei generali di Galassia con un colpo solo. Asfaltandolo male. Mamma mia. Aia, 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 aia. Devo switchare Wii. Devo switchare Infernape. Devo switchare Infernape. Bravo, beh. Bravo, beh. Vediamo un po' chi manda. Guarda, Duca. No, devo switchare. Per forza devo switchare, perché se no me lo arano a suon di aerosoio o aerosalto o quel cavolo che vuoi utilizzare, qualsiasi mossa tipo volante abbiano nel moveset, me lo arano. Quindi direi di switchare. Infatti, come potete vedere, raga, cioè è vero che i Pokémon livellano molto velocemente, però questo non vuol dire che le lotte contro certi personaggi soprattutto siano facilissimo, un minimo di strategia la devi usare. Io adesso se lasciamo gli Infernape là, io sono sicuro che Golbat me lo avrebbe mangiato male nel giro. Quei due Golbat insieme specialmente nel giro di un paio di turni. Molto bene. Allora, Luxray, io direi di andare, visto che quell'altro Golbat sta per morire male, andiamo di attacco scintilla sul Golbat di Martes e Shaone. Bella, bella. Pensavi di essere al sicuro perché c'avevi la vita al massimo, al contrario del tuo compare, ma sei spacciato con l'essere in campo. Molto bene. Oh, acrobazia. No, 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 no. No, acrobazia proprio no.
No, che pezzentata, l'hanno avvelenato, aspetta un attimo. Molto bene. Dai, 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 che ce la stiamo a fare. Dovrebbe averci ancora Scantank, Giovi, se non sbaglio. Porca miseria, ladra. Ok, Lux. Io direi un bel attacco... Ah sì, facciamo scintilla, no? Maledizione. Maledizione. Non me l'aspettavo. Bravo. Mancio. Guarda che culo. No, questa è quello che non mi aspettavo. Maledizione. Pure la bacca tattica. Io non ci voglio credere. Mi dispiace, Mancio. Ha sprecato praticamente tutto il corpo scuro. Che sfiga di merda. Non so come meritava di dire così. Bene, anche Staraptor però c'ha Barry. Dai, 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 ce la facciamo. Ce la facciamo. Cioè, veramente gli è rimasto solo quello. Ma te pare che scanta anche se si asfalta tutta la squadra. Ah vai, c'ha pure Zuffa, capirai. Allora. Allora. Via. Ai. Ai ai ai. Molto bene. Mi ha fatto un po' di danno con Scoppio, ma comunque li abbiamo moderatamente asfaltate. Abbiamo praticamente fatto morire soltanto il Munchlax a Barry. Poteva andare molto peggio, decisamente. Rip. Ah, contro il capo non... Effettivamente, Cyrus è molto più forte di loro due. Quello, su quello non ci piove. Sì, mi ricordavo che anche l'originale ti curava la squadra dopo sta lotta oscena. Ok. Ammetto che sono state sicuramente più difficili loro delle altre reclute. Molto bene. E adesso direi che... Porco cane. Porco cane. Adesso. Adesso Dialga impazzisce. Guarda come lo staffa diventa matto. Adesso dovrebbero arrivare Uxima e Splitter Azalfeld, non ricordo male. Nell'originale arrivavano loro tre. Mamma mia quanto è bello. Porca vacca, rende un casino meglio. Ammetto che rispetto alla cutscene di Platino, secondo me quella di Platino era fatta meglio, perché quando che stavano su Nintendo DS era fatta un po' meglio di questa. Però comunque questa qua rende molto bene la... Che fottuta figata. Adesso Mesprit, se non sbaglio, ci dovrebbe ricomparire davanti. E vai. Credo sia arrivato il momento di... Mamma mia, mi ha fatto scendere una lacrimuccia. Mi aspetta che mi pare davanti. Uno dei leggendari di questa genere che adoro di più. Ops. Adesso ti sfondo male. Non mi fa manco salva prima di buttarlo giù. Vabbè. Dovrò levarlo dalle balle subito. Meno male che ho salvato davanti a quelle due. Sarebbe stata una rottura se adesso lui mi sponda e mi tocca rifarmi a piedi tutto il Monte Corona fin qua. Ok, Anshkro devo guicciare. A parte che no, Anshkro è pure buio, quindi... Però è volante. No, aspetta, switch, voglia se switch. Questo sicuramente ci avrà un bel attacco. Anshkro ci ha mosse volanti belle bastarde, da quel che ricordo. Sicuramente ero assalto, attacco d'ala... Ma in generale preferisco... Cioè, non è Golbat comunque, Anshkro. Quindi, diciamo, preferisco affrontarlo in maniera non sottovalutante. Ecco, infatti, stava più da rasoio e mi avrebbe arato male se avessi lasciato inferno. Allora, Lux. Io direi... Bella attacco scintilla, intanto.
beccate questo. Mamma mia! Che sciottone che gli ho dato, porco cane! Molto bene, dai. Anscuro ce l'abbiamo... ce lo siamo mangiato, dai. Ottimo. Axe risale a livello 51. No, assolutamente lascio. Questa qua è proprio una telefonatona all'Axe, perché oltre ad essere acqua, ragazzi, ricordatevi, Gyarados è volante. L'ho detto già in un altro video, ma ve lo ridico perché se non ve lo scordate. Vediamo un po'. Attacco scintilla. Ma di brutto, proprio. Guarda, c'ha la bacca di merda. Guarda, non ci voglio credere. Non me l'aspettavo che ci avesse quella bacca proprio. Ma vedi che gli hanno fatti molto più competitivi rispetto a come erano originali. Originali non mi ricordo se c'aveva bacca parma. Maledizione, non ci credo. Ok, non è stabbata, quindi comunque non mi fa, se fosse stato di terra ma avrebbe distrutto. Dobbiamo fare decisamente fagotto. Attacco invertivolt, via. Fuori dalle balle. Ho preferito usare invertivolt piuttosto di scintilla, perché se poco non riuscivo a ammazzarlo con un attacco solo, almeno potevo switchare con Star Up per non farmi arare da un altro attacco terremoto. Allora, mettiamo Star Raptor. Mettiamo Star Raptor. Porco due, non ho visto che cacchio vuole mandare. Maledizione! Stavo a vedere che... a quanti cacchio di minuti sta registrando. Vabbè, andrò a cazzo. Ecco Crobat. Potevo rimettere subito l'Axe. E sono un coglione perché... perché sì, sono un coglione e basta. Aeroassalto. Vediamo se riusciamo a buttarlo giù con... ah, c'era più darti di maledizione. Non me l'aspettavo. Me l'aspettavo. Maledizione, non gli ho levato troppo. Porca vacca. Guardate. Chi è? No. Bravo, bravo, Sara, ce la possiamo fare. Ce la si può fare. Ce la si può fare, dai. Non mi ammazzi. Col cavolo che mi ammazzi Star Raptor. Con un paio di vele in croce piazzate bene. Quanto poi sia una mossa abbastanza buona, mi voglio. Non quanto fanno un bomba, se non c'è fanno un bomba, c'è una potenza base più alta, però. Sbaldeali, alleluia! Facciamogli dimenticare. Doppio team, dai, sti cavoli. Molto bene. Ora sì che si ragiona. Molto bene. Weavile, assolutamente switchiamo con Infernape. Assolutamente. Allora, direi che possiamo andare di allo, solo allo stremo. Solo allo stremo. Anzi, testo Ara. Non sei riuscito a ammazzarmi neanche uno dei Pokémon che c'ho in squadra. Zuffa. Non ci credo, mi ha fatto... ma non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo mai, Zuffa. Cioè, non me l'aspettavo mai, posso. Vabbè, dai. Non dovrebbe comunque ammazzarmi con un attacco posta, perché non è neanche stabata in inferno e questa vita piena. Ma te pare che mi ammazza con me. Ah, è vero, era per vento in coda che... ah, liscione. Ok. Aspetta. Proviamo a usare Crash Pugno a questo punto. Vediamo. Guardate. Molte voglia. Userà di nuovo forse. Sicuro. Allora, Ti piacerebbe mandiamo Star Raptor. Ammazza, riesce a colpire con prepotenza anche quando sta sottoterra. Bellissimo. Non mi pare che nell'originale lo potevi usare. Ma guardate quanto cacchio veloce. Non me l'aspettavo. Anche Star Raptor ha una velocità base abbastanza buona, però. Via. Cavone. Molto bene. Allora, adesso mi contraccolperà un po', purtroppo. Però
abbiamo distrutto il leader del Team Galassia. Quindi questo dovrebbe essere l'ultimo problema che avremo con loro, almeno per un bel... Tanta di personale, sa, però sono più forte io. RIP. Megalomane, come sempre. Aspetta, aspetta un attimo. Mi chiedevo perché non mi faceva aprire il pulsante start. Allora, signori, 35 minuti, che ce l'abbiamo il tempo per andarci a prendere questo dinosauro d'acciaio. Vediamo un po' se in un meno di un giorno o due riusciamo a catturarlo, perché sull'originale di Algera sceneramente improponibile da catturare, ragazzi. Allora, e io invece qui lo proverò a catturare addirittura senza usare Ultra Ball, perché a me l'Ultra Ball non piace come design, e quindi mi impiccherò e proverò a catturarlo con le sfere poche classiche. Vediamo un po' se il livello di difficoltà di cattura è rimasto lo stesso. Allora, ma oh, cacchio, pensavo che mi facevano andare subito contro sto qua, beh, senza manco poter. Ma facciamo una cosa, intanto curiamoci il team. Perfetto. Poi salviamo il game, perché adesso ci sarà, secondo me, anche da resettare parecchio. E poi magari se ci metto troppi millenni vorrà dire che taglierò la prima volta che farò dei tagli importanti ai miei video su questa serie, perché ovviamente non posso impiegare 300 video di YouTube per poter prendere Dialga. Va bene, ragazzi, Dialga è drago e acciaio, quindi io direi di cominciare con... Porca vacca. Ma sì, facciamo i Fennep, però no, non andiamo di zuffa, ma di Crescipugno, perché se no mi sa che lo variamo. Porca miseria. La intro di lotta è bellissima. Boia, che figata. Non dice neanche di alga selvatico. No, non mi ricordo se nell'originale ometteva il selvatico. Perché su Platino, quando sfidavi Giratina, diceva Giratina del mondo distorto. Però non mi ricordo se già con Diamante e Perla c'era sta cosa. Crescipugno. Vediamo un po'. Ottimo. Molto bene. Adesso ovviamente l'attacco aumenta. Aia, 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 questa va male, male. Ok, aspetta, facciamo una cosa. Un bel attacco ruota fuoco adesso. Perché l'attacco fisico ovviamente è aumentato, quindi non dovrebbe levargli troppo poco. No, ce l'ho shottato! Non ci voglio credere. Devo resettare il cazzo di game, perché se no, no. Oh, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Basta con sta storia del download. Io voglio continuare a giocare il cacchio di Pokémon Diamante non aggiornato fino a quando non avrò almeno raggiunto la Lega. Perché voglio vedere quanto cacchio veramente vendono ste cartucce con metà del gioco che manca. Visto che dicono tutti la stessa fottuta cosa, solo per degli aggiornamenti. Allora, ovviamente, ragazzi, quando si parla di intro del gioco, se non aggiorni Pokémon Diamante e Perla al day one, non è possibile fare l'aggiornamento del day one. Quindi, insomma, ma perché ha voluto fare bella figura con me proprio lì? Porca la miseria. Facciamo una cosa. Il problema è che Fernape è l'unico che posso usare bene contro sto drago, perché gli altri Pokémon ci hanno mosse tutte inefficaci, a parte l'Axe che ci ha morso, mi sa. Fammi te... Cioè, guarda, Bibarel c'ha solo mosse giustamente acqua e normale, e non fanno un figo secco. Secco, vabbè. Allora, Staraptor. Ce l'ho volante, perché no, non ho manco voluto fargli imparare. Zuffa. Aspetta, facciamo una cosa. Forse ho un'idea. Mettiamo prima Staraptor e proviamo a andare di...
Allora. Dunque. Allora, starà. Io direi di usare un bel attacco rimonta. Ok, aspetta, 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 aspetta. Adesso lui attacca. No, ma perché? Ma perché dovete sempre basta, mamma mia. Allora, non ci voglio credere. Attacco aerossonico. Tiè. Staraptor è più veloce rispetto a Dialga. Questa è una cosa che può andare bene. Aia, 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 aia. Questa fa male, questa fa male, porca vacca. Ok, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, ho un'idea. Beccate sta rimonta, va. Tiè. Non se l'aspettava mai. Non se l'aspettava, porca miseria. Questa fa male, questa fa male. Maledizio. Non ci speravo. Non ci speravo, so. Manda un altro Pokémon. Allora, facciamo una cosa. Usiamo Bibarel con sbadiglio. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Anzi, prima proviamo a... Anzi, no, un'idea migliore. Revitalizziamo intanto Staraptor. Nel caso in cui ci dovessero essere brutte sorprese. Nel caso ci dovessero essere brutte sorprese. Ok, Cannon Flash non leva un fico se quanto è Bibarel, è di tipo acciaio. Ok, un po' gli leva perché Dialga di base c'ha un attacco... Un attacco speciale essendo leggendario terrificanti. Però, però un bel attacco surf. Adesso, maledizione. Oh, ha lisciato il fragortempo grande B. Te voglio bene quando fai queste cose. Buona. Allora, beccate questa. Onesto. È inefficace, ma comunque un po' gli leva. Allora, proviamo a usare di nuovo sbadiglio. Porco cazzo. Oh, bravo B. Bravo B. Bravissima, bravissima, bravissima. Ma perché mi ostino a di bravo se è femmina? Sono un pollo. Ok, no, ci vuole un po' di strategia qua, squadra. Che c'è. Mi sono proprio complicato la vita a venire qua solo con B, Barel, Luxray, Inferno, IP, Strapper con moveset che si ritrovano. Di nuovo surf. Ai. Ah, di nuovo lisciato. Ok. Ok, dai, ragazzi. Ci sta dicendo... culo per adesso. Ci sta dicendo culo. Dai, dai, dai. Energia rossa adesso. Molto bene. Addormentata. Adesso proviamo a fare un'altra cosa. Un altro surf. Dai, dai, dai. Che sta ronfando alla grande. Sta ronfando alla grande. Adesso possiamo... Adesso se ne può parlare. Adesso se ne può assolutamente parlare. Benissimo. Dai, 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 dai. Che ci stiamo. Dai, che ci stiamo. Dai che ci stiamo. Attacco. Ma sì, un altro surf. Giusto ben. Molto bene. Vediamo un po'. Non dovrebbe ammazzarlo un solo attacco surf. No, non ci credo. Sono riuscito ad ammazzare Dialga con un... Io voglio piangere, regà. Mi sa che faccio un attimo una cosa. No. No, mi sta bene, anzi, rifacciamo, continuiamo il video in questo modo. Avvia il software, stiamo, tanto se non è connesso a internet a Switch, no, non ci voglio credere, raga. Voglio piangere. Sapete che vi dico? Io stoppo un attimo il video e lo riprendo quando sono riuscito a mettere a almeno a vita rossa, addormentato quel cazzo di Dialga, perché sennò non è possibile una cosa del genere. Ragazzi, non chiedetemi come, ma sono riuscito a mettere a un PS di Alga senza neanche aver bisogno di usare rimonta con Staraptor. O se non è un PS sicuramente sta là, perché vedete che sembra quasi esausto dalla schermata. Allora, io direi che possiamo anche cominciare a usare... È il terzo scontro questo che sto facendo. Io direi che possiamo anche cominciare ad andare di Pokéball, anche perché ne abbiamo 50, quindi direi che avremo il tempo per... Avremo il tempo per... Vediamo un po'. No, dai, non ci credo. Subito, no.
No, vabbè, ma che cazzo? Ma veramente lo state a dire? Cioè, io non ci voglio credere. Io sono incazzato nero in un modo allucinante in questo momento. Alla prima fottuta Pokéball, io ho capito che sta un PS, ho capito che non era proprio in condizioni. Ma non l'ho nemmeno addormentato, Dio santo. Ma tu veramente stai facendo? Ma che cacciaretti di merda gli hanno messo? No, raga, io sono interdetto in una maniera allucinante. Cioè, a saperlo, lanciavo la Pokéball all'inizio della prima lotta, se doveva essere così fa. Che tristezza. Viene descritto la stessa descrizione originale, ma la difficoltà, do cazzo l'avete lasciata? Stronzi! Che tristezza abnorme, raga, non ci credo, alla prima Pokéball. Ma io mi oppongo, seriamente. Cioè, sono interdetto, ok che c'ho Dialga, ok che ragazzi. Ma veramente, questo è un brutto vizio che la serie principale si porta dietro dai tempi della quinta generazione. Non è che per sta cosa, ovviamente, vado a mettere 7,5 al gioco come... Perché è una cosa... Ma perché è una cosa B2 ormai? È da bianco e nero che i leggendari sono così stupidi da catturare, specialmente quelli importanti patra. Ma che tristezza. Io non ci voglio credere. Più che per la trama, per la lore, ma vabbè. Che tristezza abnorme, raga. Cioè, alla prima Pokéball più di Arga. Cioè, su Pokémon Diamante ci sono dovuto... Vabbè, ma io non c'ho più parole. Vabbè, no, ci sono proprio rimasto male. Cioè, poi era tutto bellissimo fino a quando non vado a sfidare Dialga. E adesso mi sta a dire che ho fatto 3 lotte impiccandomi per metterlo a vita rossa col problema di stato. Per niente. Cioè, io sono basito. Assolutamente basito. Non puoi fare una cosa del genere per un remake dei Pokémon Diamante. Allora, io direi che adesso posso andare a 2 foglie così. Ah, ecco, dovevamo prima uscire la vetta lancia, giustamente non si poteva usare nell'originale volo. Non si poteva usare nell'originale. Però no, ci sono proprio rimasto male sta cosa. Cioè, capisco che anche effettivamente su sta cosa su Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alfa era anche peggiore, perché su Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alfa tu prendi Latias che per via dell'ipervolo è scriptato come devi prendere, quindi neanche te ci fanno lottare. E Rayquaza, visto che è scriptato che poi devi andare a fare l'evento dopo che catturi Rayquaza, non lo spoiler per chi non ha giocato Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alfa, anche se penso che se vedete sto video ci sono buone probabilità che lo sapete, visto che è scriptato che devi usare Rayquaza, io Rayquaza pure su Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alfa l'ho preso alla prima sfera, o se non è la prima comunque ci ho messo poco. Però no, ci sono, cioè sicuramente non stammo a quei livelli di facilità, perché Dialga un po' mi ha dato filo da torcio, però no. Non è la difficoltà di cattura che mi aspetterei da un remake. Ma vale per questo così come per Horas. Non è che uno dei due è peggio dell'altro. Entrambi ugualmente vergognosi, ma in una maniera assurda. Allora, vediamo un po'. Facciamoci curare i Pokémon un po'. Adesso mi pare che possiamo anche andare a catturare. Aspetta, effettivamente c'è una cosa che volevo vedere. Abbiamo Dialga in squadra. Porta spasso e vediamo un po' le dimensioni rapportate. Ok, è un po' piccolino rispetto. Ma sta levitando. Ma come può levitare? Cioè, vabbè, forse è perché il gioco è da pacciare questo che sto giocando io, quindi... Oh mio Dio, fa sensissimo, cioè... Sembra quasi che... Ok. Anche qui nel lago non posso far uscire da... dalla sfera Pokémon i miei Pokémon e non so perché, ma va bene. Allora, noi adesso andiamo al lago Verità, perché c'è una cosa che voglio vedere. Eccoti qui, tu. Mamma mia, quanto ci ho messo nell'originale per piatte. Mo te voglio. Hanno rimesso i cazzo di Pokémon erranti, ragazzi. Questa cosa me la sono spoilerata, credo, tra ieri e l'altro ieri. E posso ufficialmente dire con gioia, adesso i Pokémon erranti non sono più così facili da catturare come poteva essere un tempo. Mamma mia.
Mesprit vuole giocare un po' con me. Almeno questo è quello che diceva nell'originale. Proprio così. Uguale all'originale. Anche nell'originale voleva giocare un po' con me. Eh sì, l'applicazione si chiama Pai Pokémon, che si trova a Giubilopoli. La devo tenere lì. Allora, molto bene. Adesso io posso andare al... come si dice? Che tra l'altro non solo il software segnato, ma ci sono veramente tanti software qui a Giubilopoli che faranno bene al mio Pokécron. Perché ovviamente il Pokécron, ragazzi, è come uno smartphone nel mondo, esattamente come il Pokémon Gear. Ci si possono aggiungere app da utilizzare poi il resto del tempo. Quindi adesso noi andiamo subito a prendere... A parte che penso che chiuderò il video una volta che ho preso l'applicazione. Vi faccio vedere un po' come si ottiene. Dobbiamo entrare qui, nella sede della Pokécron SPA a Giubilopoli, e parlare con questo signore coi baffi. La tua pazienza è stata premiata. Identici dialoghi, mamma mia. Ok, questa è nota e serve per segnarsi... Cioè per disegnare, se non sbaglio. Nota serve per disegnare. Però, ma ce ne dà più di uno. Eccola, l'applicazione segna mappe è quella che serve a noi. Adesso, praticamente, ragazzi, io adesso vi faccio vedere. Aspetta, porco due, volevo... Mi sono sbagliato. Volevo fare così, 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 non così, non così, non così. Ecco, vedi? Questa iconcina qui che lampeggia, che vedete, è Mesprit. È identico, mamma mia, ragazzi, l'hanno fatto identico, io non ci riesco a credere. Fondamentalmente adesso succede che noi dobbiamo inseguire Mesprit per tutta Sinnoh. E se non usiamo mosse per non farlo scappare, lui ogni turno se la darà a gambe. Quindi dobbiamo procurarci assolutamente un Pokémon o con Malo Sguardo o con abilità tipo Trappo Arena, Pedinombra, che abbia abbastanza velocità da tenere testa a Mesprit. Perché ovviamente l'importante è che sia più veloce. Mesprit non è troppo lento, quindi non è una cosa da sottovalutare, ragazzi. Comunque, vabbè, io direi che salvo. Assolutamente. Ok, ragazzi, io direi che questo video lo possiamo far finire qui. Come al solito vi ringrazio per il supporto bellissimo che date al mio canale YouTube. Ogni volta che vi degnate di vedere questi video super logoroici, per me significa tanto, veramente, per quanto... Non dico che ci metto chissà quanto impegno, perché comunque non mi metto manco là a tagliare, a montare i video per farli più fighi così, però per quanto mi piace, cioè a me fa solo che... Cioè paga solo... Può fare solo che... Come si dice... Può dare solo che a pagamento quando qualcuno vede i miei video con interesse. Quindi, ragazzi, per chiunque abbia piacere a guardare i miei video, anche se magari ogni tanto vi dimenticate di mettere mi piace, anche se magari passate per il mio canale e non vi iscrivete, vedete i miei video e poi andate su altro, grazie. Davvero, grazie. Io direi che chiudo qua il video e ci vediamo alla prossima parte, va?